Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. In uno squallido condominio, isolato da strati di tappeti appesi, l'ultima famiglia della Terra si riunisce attorno a un fuoco, sciogliendo in una pentola gas atmosferici ghiacciati. Tirato fuori dal calore del sole da una stella oscura canaglia, il pianeta è stato esiliato nei freddi confini del Sistema Solare. Il solitario gruppo di sopravvissuti deve avventurarsi nella notte senza fine per raccogliere i gas atmosferici ghiacciati che si sono accumulati come la neve. Mentre eventi catastrofici si svolgono in tutto il mondo, la visione apocalittica del racconto di fantascienza dello scrittore americano Fritz Leiber, Un secchio d'aria, è una possibilità abbastanza vicina. Sempre più scienziati credono che saremo distrutti da una catastrofe autoindotta, come una guerra nucleare o una pandemia di bioingegneria. Tuttavia, una serie di altri pericoli naturali estremi, comprese le minacce dallo spazio e i sconvolgimenti geologici della Terra, potrebbero ancora spazzare via la vita come la conosciamo, spazzando via miliardi di persone o addirittura potenzialmente sterminando la nostra specie. Ma ora i ricercatori hanno avvertito di qualcosa di molto peggio: l'apocalisse di Internet, innescata dagli effetti delle tempeste solari. Gli scienziati dell'Università della California avvertono che un potente brillamento solare ha il potenziale per paralizzare Internet per giorni, con ripercussioni a livello mondiale. I ricercatori avvertono da decenni che una tempesta solare estrema o un evento simile noto come espulsione di massa coronale potrebbe danneggiare le reti elettriche e causare blackout prolungati. Tuttavia, a seguito di un nuovo studio sugli effetti delle tempeste su tecnologie relativamente nuove come Internet, le conseguenze di una tempesta potrebbero ora essere molto più gravi. Sanjeta Abdu Yoti, professore all'Università della California, ha suggerito durante una conferenza al SIGCOM 2021 che una tempesta solare potrebbe danneggiare in modo significativo Internet globale a causa della nuvola in rapido movimento di particelle solari magnetizzate. Gli effetti di un'interruzione prolungata della connettività globale su quella scala interesserebbero quasi tutti i settori e le persone sulla Terra. In un'intervista alla rivista digitale Wired ha affermato che i lunghi cavi sottomarini che collegano i continenti i rischi sono molto più alti, poiché toglierebbero l'offerta ai paesi dalla fonte. In sostanza, sarebbe come interrompere l'approvvigionamento idrico di un condominio a causa di un tubo rotto. Ciò che mi ha davvero fatto pensare a questo è che con la pandemia abbiamo visto quanto fosse mal preparato il mondo, ha detto Yoti. Non esisteva un protocollo per affrontare questo problema in modo efficace e lo stesso vale per la resilienza di Internet. La nostra infrastruttura non è pronta per un evento solare su larga scala, abbiamo una conoscenza molto limitata dell'entità del danno. I dati sono limitati perché le tempeste solari estreme si verificano di rado, essendo state registrate solo 3 volte nella storia. L'ultimo è stato nel 1921 e ora altri ricercatori hanno sottolineato che la probabilità di un altro evento simile è in aumento. Sebbene non si verificano frequentemente, le espulsioni di massa coronale sono una vera minaccia alla resistenza di Internet, ha concluso Abdu Yoti. Ad esempio, gli Stati Uniti e il Canada hanno messo in atto procedure per l'evento di una tempesta solare. Thomas Overbay, direttore dello Smart Grid Center presso la Texas University, afferma che gli operatori telefonici hanno compiuto alcuni progressi nelle mitigazioni dei rischi negli ultimi 10 anni, ma ha sottolineato che poiché i fenomeni solari sono così rari e relativamente poco studiati, altre minacce come il cambiamento climatico o gli attacchi informatici hanno una priorità molto più alta. Parte del problema è che non abbiamo molta esperienza con le tempeste solari, spiega Overbay. Ci sono alcune persone che pensano che una perturbazione geomagnetica sarebbe uno scenario catastrofico e ce ne sono anche altre che pensano che sarebbe un evento meno importante. Penso che sia qualcosa per cui vogliamo essere sicuramente preparati. Ho lavorato per sviluppare strumenti che valutino il rischio.
Tuttavia, ci sono molte altre cose che stanno accadendo nel settore che sono anche importanti. La verità è che abbiamo precedenti che possono essere stati potenzialmente distruttivi. Sebbene nel 2012 molte persone e i media abbiano preso in giro l'apocalisse Maya, pochissime persone sanno che la Terra è quasi tornata all'età della pietra il 23 luglio dello stesso anno. Quasi 9 anni fa, la nostra stella più vicina, il Sole, ha lanciato uno dei più grandi brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale mai registrati e ha quasi colpito la Terra. La tempesta solare del luglio del 2012 consisteva in un enorme brillamento solare seguito da una colossale espulsione di massa coronale. E prima del 2012, la più grande tempesta solare mai registrata è stata l'evento di Carrington nel 1859. Un potente brillamento solare ha colpito il nostro fragile pianeta, distruggendo gran parte della rete telegrafica in Europa e Nord America. Secondo gli esperti, la tempesta del luglio del 2012 è stata sotto tutti gli aspetti almeno forte quanto l'evento di Carrington del 1859. Sebbene non accadano spesso, le espulsioni di massa coronali sono una vera minaccia per la resilienza di Internet, afferma Abdu Yoti. E dopo 3 decenni di bassa attività delle tempeste solari, lei e altri ricercatori sottolineano che la probabilità di un altro incidente è in aumento. Un altro fattore che viene spesso trascurato è che lo scudo terrestre contro le tempeste solari, la magnetosfera, si sta indebolendo, il che significa che anche una tempesta solare moderata potrebbe essere un problema. Sebbene le tempeste solari gravi siano estremamente rare, la posta in gioco è pericolosamente alta. Un'interruzione prolungata della connettività globale di tale portata avrebbe un impatto su quasi tutti i settori e le persone sulla Terra. Ma come ha dimostrato la pandemia, i governi ignorano gli avvertimenti degli scienziati, poiché lo scenario peggiore potrebbe avverarsi molto presto. Il Sole ha iniziato un nuovo ciclo di 11 anni l'anno scorso e quando raggiunge il suo picco nel 2025 cresce lo spettro di un potente clima spaziale che potrebbe essere un vero pericolo per l'umanità, causando il caos in un mondo che è diventato sempre più dipendente dalla tecnologia. Quello che è chiaro è che prima o poi una di queste tempeste solari colpirà la Terra. E quindi sarà interessante vedere come vivono gli esseri umani senza internet. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.